nella casa di Dio che è fatta da noi, peccatori ma amati dal Signore. Vogliamo ricordare e confessare la nostra fede. Vogliamo pregare per il Vescovo di Roma che presiede nella carità a tutte le chiese. Vogliamo portare in cuore il nostro peccato, ma per consegnarlo a colui unico che è capace di distruggere il nostro peccato. Una preghiera che io mi sento di fare
per tutti voi. Che la grazia del Giubileo vi aiuti tutti ad essere uomini e donne completi. Fermiamoci un attimo su questa parola. Se usciamo e andiamo in giro a fare un'inchiesta, la maggioranza degli interrogati diranno che ci manca qualcosa, che ci manca forse ciò che loro ritengono più importante nella vita di un uomo o di una donna, che sì, siamo bravi, siamo eroici quando siamo fedeli, ma chi ce l'ha fatto fare, questo magari non ce lo dicono in faccia. L'idea che la vita consacrata sia piuttosto una privazione che un arricchimento. Paolo questo lo dice per tutti noi, che l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ma qual è l'uomo e la donna completi secondo il Vangelo? Sono quelli che vivono secondo il progetto di vita che il Vangelo ci offre. E allora arriviamo alla consacrazione religiosa di qualsiasi altro tipo. Allora l'uomo e la donna completi sono quelli che vivono nel cuore e nello spirito dei consigli evangelici, al di sopra dei singoli carismi e delle diverse comunità, delle diverse famiglie. Ma qui c'è un carisma evangelico comune di fondo che attende di essere comunicato, di contagiare tutta quanta la comunità dei battezzati. Un giubileo dunque che vuole rinnovarci, sì, nel cuore, nella vita, ma soprattutto nella mentalità, nella cultura, nel modo di ragionare e di pregare. E questa conversione di mentalità, di cultura, c'è una sola strada con la grazia dello Spirito Santo che può aiutarci a tradurla in linguaggio quotidiano, in gesti quotidiani, se ne indicava ancora Paolo a Timoteo parlando della scrittura. Tutta la scrittura è utile per insegnare, convincere, correggere, educare, e chi lavora della parola di Dio, perché il nostro giubileo non sia soltanto emotivo o più o meno spirituale, ma possa davvero tradursi in un cambiamento di linguaggio, di vita, di stile per noi e per tutte le comunità dove il Signore ci chiede di essere lievito e fermento.